Consigliere Rapinese, siamo qua al 13C, il civico 13C di Via Spartaco. Lei ha chiamato i giornalisti per illustrare una serie di problematiche di questo quartiere e direi di iniziare da quello più eclatante. Ce lo mostra? Sì, vi faccio vedere. Intanto questo, ci spiega. Questo è l'atteggiamento che ha il Comune di Como, nello specifico la nuova amministrazione del Comune di Como, nei confronti delle case popolari. Adesso dove stiamo andando? Adesso stiamo andando in una cantina del civico 13C del Via Spartaco nel Comune di Como. Questo immobile è di proprietà del Comune di Como. Cosa succede? Che ovviamente gli impianti sono di proprietà del Comune, devono essere tenuti in efficienza e i condomini pagano per avere un servizio. In questo caso il Comune di Como non ha sistemato un tubo che perde acqua da 14 giorni, non so quanti metri cubi, centinaia, si sente già il rumore dell'acqua. Qui è tutto allagato, ti attento. Com'è? È stata staccata la luce? Per... No, la luce non è stata staccata, e il pericolo che ci sia corrente in questa stanza è elevato. La questione è, il Comune doveva intervenire per riparare. 14 giorni fa non lo ha fatto, ma l'acqua chi la sta pagando? La sta pagando il residente, l'inquilino. Quindi per una colpa dell'amministrazione che non ha riparato quel tubo, i condomini di Via Spartaco vengono vessati e dovranno pagare l'acqua che in queste ore, in questi giorni, 15 giorni oggi, è stata buttata via. Quindi la segnalazione in comune c'è stata del problema? Il giorno 4 ottobre i condomini hanno telefonato e hanno comunicato all'amministrazione. Qui non si può dire giunta vecchia, giunta nuova, questa è sciatteria. Nello specifico c'è un danno economico per i condomini, oltre, visto che tutti siamo molto attenti all'ambiente, uno spreco di acqua buona, pronta per cucinare o per lavarsi. Altro problema, quello dei box ci accennava. Sì, qui è folle il fatto che il Comune non dà nessuna manutenzione ai box nello stato in cui sono, addirittura gli uffici in alcuni casi conduttori hanno detto vada lei con della catramina sul tetto a sistemare le infiltrazioni. Pretendono dei canoni elevatissimi, superiori addirittura a quanto viene chiesto per Piazza Mazzini nel pieno centro storico. Esempio. Ad esempio, per un box come questo chiedono 1537 euro in una zona sicuramente dove i box sono poco appetibili perché il parcheggio si trova, mentre nel centro storico per dei posti auto appetibilissimi che io come agente immobiliare affitterei almeno a 2500 euro all'anno, se ne chiedono 800. Quindi nelle case popolari il proprietario, che è il Comune, specula e chiede il massimo. Nel centro storico, dove forse ci sono più amici dell'amministrazione perché sono più vicini a Palazzo Cernezzi, forse ho detto, i prezzi incredibilmente sono la metà, ma che in verità dovrebbero essere, sono un sesto, perché la metà di una casa popolare, ma a pari condizione è molto molto meno.